Mi chiamo Anita Giudice, faccio parte di Fridays for Future Alessandria. Sul comune di Alessandria spaziano ormai su tantissimi temi. Abbiamo qua vicino un polo chimico molto importante che da sempre stiamo cercando di antagonizzare, e Alessandria da sempre è uno dei posti più inquinati nel nord Italia e in realtà in Italia in generale. Per cui queste sono sempre state le nostre tematiche centrali per l'azione ecologista. Il mio impegno nasce in realtà al di fuori della sfera ecologista. Io ho iniziato a far parte di sfere di attivismo politico con Non Una di Meno e quindi col movimento transfemminista, e da lì mi sono resa conto che in realtà tutte le lotte sono intersecate e che sicuramente Fridays for Future e la parte ecologista e studentesca poteva essere una parte del mio cammino. Le persone che hanno fatto parte di Fridays sono state tante, perché è un progetto che va avanti dal 2019, quindi il livello è stato molto intermittente, soprattutto durante la pandemia abbiamo faticato a essere presenti. Ad oggi siamo circa una ventina. Il movimento in Alessandria è nato nel 2019 in maniera estremamente spontanea. Da un giorno all'altro si è organizzato un corteo e siamo partite proprio con un nucleo di studenti che faceva parte della Casa delle Donne, quindi non è stato costruito su basi ecologiste dal principio. Io sono entrata a farne parte dal giorno zero insieme alle mie coetanee e alle mie compagne di scuola che erano lì con me quel giorno. Dal 14 marzo al 15 marzo si è costruito questo primo corteo nel 2019 e da lì abbiamo proseguito. La capacità di avere un mezzo di comunicazione così forte come il cellulare, che è quello che abbiamo oggi per comunicare più agevolmente, ha dato sicuramente più capacità di comunicazione, più gamma di risposta, e quindi ha tolto un po' quel senso di impotenza che ci sembrava di avere prima della pandemia. Chiaramente questo non toglie tutta quella parte di ragionamento che riguarda il sentirsi soli, il sentirsi abbattuti da quello che questo mondo ci propone come normalità. Credo che in Alessandria questo si senta particolarmente e sia uno dei motivi per cui le persone all'interno delle scuole, quindi gli studenti e quella parte di mondo che ci interesserebbe far mobilitare, fa più fatica a rispondere, proprio perché Alessandria è una piccola realtà e tendenzialmente non si ha l'ondata di risposta e di partecipazione che si ha nelle grandi città. Quindi sì, è un sentimento che si vede, che si sente, che si fa presente soprattutto nelle manifestazioni di piazza, ma che poi si scioglie molto nell'esperienza collettiva assembleare all'interno degli spazi in cui ci si è tra di noi, tra di voi, e quindi si riesce a trovare uno specchio, una capacità di risposta comune. Ritengo che dall'individualità e dalla necessità di cambiamento individuale ci si muova verso un'esperienza collettiva, un'esperienza di piazza, un'esperienza di manifestazione e di condivisione dello spazio pubblico, politico, attivista, tutto quello che ci si, nel quale ci si trova agevoli. Io penso che sia necessario proprio questo, cioè partire dalla propria necessità e capire come questa si risolve nei vari e mille possibili modi di agire politico, che vanno dall'associazionismo al movimento, al partito, tutto quello che ci si può porre come obiettivo e come capacità di interazione con altri e altre, e la produzione conseguente di un ragionamento collettivo che è in grado di modificare effettivamente le cose e mettere in pratica cambiamenti reali.